Trissino. Un grosso incendio nella notte ha devastato un capannone di 10.000 metri quadrati della Vibo S.p.A., un'azienda di produzione di accessori metallici per mobilifici. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le dimensioni del rogo visibili a chilometri di distanza ha creato molta apprensione tra gli abitanti della zona. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, facendo intervenire numerose squadre dei vigili del fuoco nello stabile di via Arzignano. 27 complessivamente i pompieri coinvolti nelle diverse fasi dello spegnimento, arrivati con 4 autopompe, 4 autobotti, un'autoscala e altri mezzi di supporto. L'incendio era di vaste proporzioni, come potete vedere. Siamo riusciti a salvare, se non altro, una parte della produzione. È servita tutta la notte per avere ragione delle fiamme e spegnere tutti i focolai, mentre sono ancora in corso le fasi della bonifica. Non sono stati ancora quantificati i danni, che potrebbero aggirarsi a centinaia di migliaia di euro. La stima sembra però essere ingente, visto che l'intero capannone, i macchinari e la merce contenuta sono andati completamente distrutti. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Voglio anche tranquillizzare i residenti, che non c'è nessun pericolo di inquinamento, perché all'interno ci sono sostanze biodegradabili, usavano sostanze biodegradabili. Sotto il profilo della sicurezza erano delle aziende più all'avanguardia. Vogliamo essere vicini al titolare dell'azienda, che siamo qua a disposizione, perché è un'azienda, ripeto, importante, che dà lavoro a qualche centinaio di persone.